Buonasera e bentrovati alla nostra quarta puntata di In Salute. Benvenuti a tutti. Siamo già alla quarta puntata. Siamo già alla quarta puntata. Stasera parleremo, come abbiamo già detto ieri al telegiornale, parleremo di allenamento, esercizio fisico e alimentazione. Prima di cominciare la puntata, però, ringraziamo lo sponsor di oggi, che sì, è l'Occhialeria del Porto. Ringraziamo per il sostegno che ci state dando. Francesca e Rosalba, un ringraziamento speciale a voi. Grazie mille. E dichiariamo il vincitore del quiz della settimana scorsa. Che ce l'ho qua nel telefono, Michi, adesso lo prendiamo subito. Intanto, mentre tu lo cerchi, ricordiamo qual è il format di In Salute, quindi un programma nato per educare le persone nel campo della salute a 360 gradi. E ogni puntata si tratterà di un'argomentazione durante la quale verranno sviscerati falsi miti e si daranno delle cose pratiche da poter mettere subito in atto. Al termine del programma ogni volta c'è un quiz. Al termine del quiz si può vincere che cosa? In questo caso una scontistica del 20% del servizio dell'occhialeria del Porto, quindi in questo caso di occhiali magari per l'estate o da vista. Inoltre si ha la possibilità di ricevere una valutazione gratuita in base all'argomentazione trattata data dal team di In Salute, e così ogni puntata. Quindi oggi, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, di cosa possiamo parlare se non di alimentazione ed esercizio fisico? Abbiamo trovato intanto finalmente il vincitore della puntata precedente, della terza puntata, che è Manuela. Manuela ha già ricevuto da noi del team di In Salute un messaggio di complimenti per aver vinto il quiz della settimana scorsa. Ricordo che la risposta giusta era la C, cioè chiamo il 112. Vogliamo ricordiamo che infatti abbiamo parlato dell'arresto cardiaco improvviso, di tutte quelle che sono le manovre salvavita e di qual è la cosa più importante da fare quando sono testimone di un incidente e di eventuale arresto cardiaco, ed è proprio chiamare il numero utile. Adesso chiedo alla regia se mi manda una slide importante, giusto per chiudere questo discorso inerente alla settimana scorsa. Aspettiamo che ci arriva in onda. Ecco, questa è un'applicazione che potete scaricare nel vostro smartphone, quindi sia per Android che per iOS. L'applicazione si chiama Where Are You e serve appunto per chiamare nel miglior modo, nel tempo più breve possibile, il numero utile europeo 112 e anche per geolocalizzarsi nel minor tempo possibile. Quindi con questo ringrazio la regia per la slide e torniamo quindi alla nostra puntata di oggi. Ricordiamo per ultima cosa che trovate il numero con cui poter interagire con noi senza chiamarci in diretta, ma semplicemente mandando dei messaggi con curiosità e con domande specifiche a cui noi potremo rispondere, ci arrivano in diretta, quindi se avete delle curiosità vi invitiamo sempre più a farlo come avete fatto nelle scorse puntate. Visto il tema di oggi penso possa essere molto interessante. Quindi Tommy, riveliamo ancora una volta il tema di oggi e poi direi di partire. Assolutamente, quindi oggi andiamo a parlare finalmente di alimentazione, che ogni volta comunque ci chiedete degli spunti e degli input riguardando appunto questa tematica così tanto bollente, perché ognuno in questo mondo un pochettino ha il suo pensiero, anche per cultura ci ritroviamo ad avere la nostra concezione di alimentazione. Poi viviamo in Italia, la patria del mangiar bene, dello star bene, quindi avere un'idea chiara di quello che è l'alimentazione, di come gestirla, quali sono i macronutrienti e come integrare la propria alimentazione e associarla all'esercizio fisico è proprio il tema di questa puntata. Infatti oggi ci faremo aiutare, non in presenza, purtroppo non siamo riusciti all'ultimo, ma tramite dei video, da due professionisti, da cui uno tratterà la parte alimentare e il secondo tratterà la parte dell'esercizio fisico. Diciamo anche che oggi è una prima puntata riguardante questa argomentazione, che è molto ampia. Tra qualche settimana la faremo più approfondita in diretta.
E ricordiamo anche che ci stiamo avvalendo comunque di professionisti, quindi l'intervento che avremo qui sui nostri schermi sono di professionisti del settore. Infatti ricordiamo che interverrà una biologa nutrizionista, quindi iscritta all'albo dei biologi, che rispettiamo e conosciamo nel personale, opera sul territorio, quindi vede ogni giorno persone e casistiche di tutti i tipi, e oggi ci ha deliziato di un bel intervento che ci spiegherà bene nello specifico quanto ne parliamo oggi. La ringrazieremo e presenteremo dopo, perché prima di partire vogliamo lasciarvi un breve video in cui andiamo a vedere quella che è la situazione ad oggi dal punto di vista alimentare, per dare anche una consapevolezza maggiore di veramente quanto è importante mangiare in maniera salutare oggi, che ci può fare veramente la differenza. Questo video è tratto da l'EINUM, che è l'Istituto Europeo di Medicina Molecolare, quindi non è un video nostro, ma che si può trovare nei canali della suddetta azienda, quindi l'EINUM, per chi lo volesse cercare, e ci avvaliamo del loro video per dare informazione a tutti. Dopodiché partiamo estrapolando tutto ciò che riguarda l'alimentazione. Quindi io direi di partire. Il mondo è cambiato, soprattutto negli ultimi 100 anni. Abbiamo avuto rivoluzioni industriali, l'avvento dell'elettricità, della tecnologia, guerre, bombe atomiche, e il nostro corpo si è dovuto adeguare. Abbiamo cambiato stili di vita, si mangia molto di più e ci si muove molto meno. Ma soprattutto, cosa stiamo mangiando realmente oggi? Dopo dati emersi dalle conferenze mondiali di Rio 1992 e Rio 2012, si è potuto vedere come i terreni e di conseguenza frutta e verdura abbiano perso più del 50% dei nutrienti rispetto a 50 anni fa. La situazione dal 92 ad oggi, purtroppo, è peggiorata drasticamente anziché migliorare, e tutto ciò che oggi mangiamo è molto meno nutriente. Anche le coltivazioni biologiche, che sono comunque una cosa positiva, purtroppo, non riescono ad equiparare i livelli nutritivi di 50 anni fa. Noi mangiamo, ma non ci nutriamo. Ingeriamo grandi quantità di zuccheri, carboidrati, proteine, ma pochissimi micronutrienti, come le vitamine e i sali minerali, che sono la fonte primaria per aiutare il corpo ad autoripararsi. Per assurdo, una persona obesa è denutrita. A tutto questo dobbiamo poi aggiungere le coltivazioni OGM, organismi geneticamente modificati, che ovviamente l'uomo sta creando con la speranza di fare meglio della natura. Purtroppo però non si sa che cambiamenti possano creare nel nostro organismo. Ormai negli Stati Uniti il 95% del mais prodotto è geneticamente modificato, e questo è utile all'industria perché, pensate, si decompone molto più lentamente. Un altro prodotto diffusissimo sul pianeta che è stato modificato geneticamente è la soia. Solo nel 2007 quasi il 60% della soia coltivata nel mondo era OGM. Quando pensiamo di mangiare sano e di tutelare il nostro corpo mangiando soia e i suoi derivati, in realtà non sappiamo quali cambiamenti gli andremo a creare. Gli allevamenti sono per la maggior parte industrializzati, con crescite degli animali che arrivano al doppio delle dimensioni naturali e in metà tempo, ad esempio i polli. Questo è possibile grazie alla scienza, agli antibiotici, agli ormoni, tutte cose che rimangono negli animali e che noi inconsapevolmente ingeriamo. Ormai esistono allevamenti intensivi per tutto: polli, pesci, maiali, molluschi. Ogni cosa è stata industrializzata. Più il cibo è processato e meno è nutriente. Le stagioni oggi per frutta e verdura non esistono più. Nei supermercati troviamo sempre tutto e per tutto l'anno. È possibile acquistare pomodori che arrivano dai paesi caldi, che vengono colti acerbi e fatti maturare con l'etilene, potente ormone chimico. Troviamo frutta e verdura bellissima, quasi splendente, ma poi, quando la mangiamo, ci ricordiamo che da bambini aveva un altro sapore, oppure ce lo siamo dimenticato. La scienza ci ha dato i farmaci moderni, che grazie al cielo aiutano tantissime persone e di altrettante ne salvano la vita. D'altra parte, il loro abuso altera l'equilibrio biochimico naturale del corpo, creando spesso più danni che benefici. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiara che il 60% della mortalità globale è attribuibile a malattie croniche causate da carenze nutrizionali, anche nei paesi sviluppati. Smog, inquinamento, radiazioni, gravi carenze nutrizionali, tutto questo sta facendo peggiorare notevolmente la salute del corpo umano.
Come abbiamo visto da questo video, ricordiamo, preso dall'Istituto Europeo di Medicina Molecolare, che ha l'obiettivo proprio di aiutare i professionisti nella divulgazione di materiale scientifico. E oggi è veramente importante nutrirsi in maniera corretta, anche perché, come avete visto, nel 60% delle problematiche dipendono da carenze nutrizionali. Proprio per questo oggi cosa andiamo a fare? Aiutiamo le persone a capire meglio quella che è l'alimentazione. E quindi Tommy, chi vogliamo presentare? Per questo appunto ci siamo oggi proprio presi la briga di contattare una biologa nutrizionista, quindi un'esperta del settore. Il suo nome è Alessandra Bracci, quindi vediamo se dalla regia mi arriva proprio la sua slide. È una biologa nutrizionista, appunto iscritta all'albo. Mangiare è una necessità, mangiare in maniera intelligente è un'arte. È una citazione di François de La Rochefoucauld, e chiaramente questa è la base dell'intervento di Alessandra. Quindi da qui adesso ci aiutiamo, infatti, che ringraziamo anche per averci dato questa sua testimonianza. Non è potuta presenziare oggi, ci aiutiamo con un video e andiamo a parlare subito di che cosa? Di quelli che sono i nutrienti che a noi andiamo ad ingerire attraverso che cosa? Il cibo e l'alimentazione. Quindi partiamo subito con il suo aiuto dalla regia. Nutrizioniste. E allora, stasera parliamo di nutrienti. Cosa sono e quali sono? E diamo un po', insomma, delle indicazioni generali e iniziamo subito. Allora, possiamo dire che tutto quello che noi mangiamo, che quindi è commestibile e salutare, lo definiamo come nutriente. Quindi un nutriente è tutto ciò che è indispensabile per la salute del nostro organismo, quindi la salute cellulare, la salute degli organi in generale, appunto la salute nostra. E si dividono principalmente in macronutrienti e micronutrienti. I macronutrienti sono costituiti dai carboidrati, le proteine e i grassi o i lipidi, mentre i micronutrienti sono principalmente le vitamine, sali minerali. E possiamo dire che i macronutrienti sono sostanze che apportano energia, mentre invece i micronutrienti non apportano energia ma sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'intero organismo. I nutrienti hanno principalmente tre funzioni, che sono la funzione energetica, plastica e regolatrice. Allora, la funzione energetica perché appunto forniscono calorie al nostro corpo e appunto perché danno energia. E le nostre reazioni enzimatiche e metaboliche avvengono grazie all'ATP. L'energia, appunto, dicevo, immagazzinata nell'ATP deriva dalla demolizione di proteine, grassi e carboidrati. E poi la funzione plastica, in quanto i nutrienti forniscono appunto materiale per poter costituire i tessuti e le cellule dell'organismo, soprattutto mi riferisco in particolar modo alle proteine, ma anche hanno il suo ruolo importante anche i carboidrati e i grassi. Mentre invece i non nutrienti o i micronutrienti non sono da meno perché i minerali e le vitamine sono fondamentali, esempio per la costituzione del muscolo scheletrico oppure anche delle principali reazioni metaboliche, perché ricordiamo il calcio che è fondamentale nella deposizione, nella ricostruzione, nella crescita ossea, e il magnesio che è il principale cofattore delle principali reazioni enzimatiche. Ultima funzione è la funzione regolatrice, perché appunto i nutrienti si comportano da intermediari metabolici per diverse reazioni che avvengono nel nostro organismo, appunto come dicevo l'importanza di alcune vitamine e dei minerali, come potrebbe essere anche vitamine del gruppo B per il sistema nervoso, eccetera eccetera. Benissimo, quindi abbiamo capito, grazie all'intervento di Alessandra, cosa? Che per capire come funziona l'alimentazione, come gestire nel modo opportuno il proprio piano alimentare, è importante dividere gli alimenti in gruppi, quindi i famosi macronutrienti, tra cui andiamo a identificare il carboidrato, il grasso e la proteina. Adesso ci aiutiamo infatti con un po' di slide, andiamo a vedere: i macronutrienti sono delle sostanze quindi che apportano energia, i macronutrienti sono elementi indispensabili ma che forniscono calorie al nostro organismo. Esatto, l'Ale che è una nostra amica, come abbiamo già anticipato, ci ha fatto un bel quadro, la rivedremo perché andiamo a sviscerare
punto per punto quello che riguarda l'alimentazione. Con qualche slide vi cerchiamo di fare una sintesi di quello che è stato detto. Quindi abbiamo visto che dai nutrienti troviamo macronutrienti e micronutrienti, dopodiché vediamo che hanno diverse funzioni, che sono quella energetica, plastica e regolatrice, e adesso andiamo a vedere la differenza tra macro e micro. Come ha detto benissimo Tommy, i macronutrienti essenzialmente sono tre, e qua diciamo che tutti più o meno li conosciamo, quindi carboidrati, proteine e lipidi o grassi. E andiamo a vedere un po' dove possiamo trovare questi alimenti. Prima di vedere il fabbisogno giornaliero andiamo a vedere i carboidrati. Tommy, cosa sono? Per far capire in maniera semplice, esatto, a chi ci guarda a casa che magari non è troppo esperto o fa un po' di confusione. Dai, andiamo diciamo che purtroppo le persone magari erroneamente pensano che il carboidrato, quando si parla un pochettino, si abusa anche a volte della nomenclatura, e quindi il carboidrato lo associamo sempre un pochettino al piatto di pasta, diciamo un pochino così, o alla pizza o alla piadina e a tutto quello che è fondamentalmente il cibo fast food. Non è esattamente così, è una definizione corretta fino a un certo punto. Infatti abbiamo preparato proprio una slide che la vedete qui a fianco. I carboidrati li troviamo in questi alimenti, cioè le farine, la pasta, il riso, le patate, e le patate infatti è un amido, ma rientra nella grande famiglia dei carboidrati, contrariamente a quante tante persone pensano che rientri nella famiglia delle verdure, ma in realtà un carboidrato, il pane ovviamente, nei legumi, che anche qui nel legume, all'interno del legume, oltre ad esserci una piccola parte proteica, ma fondamentalmente nella grande famiglia dei carboidrati ci stanno con tutte le scarpe, frutta fresca e disidratata e le verdure stesse, appunto. Esatto, quindi andiamo a vedere il secondo macronutriente, che sono le proteine. Diciamo che il carboidrato ha la funzione più energetica, mentre le proteine, che più o meno tutti conosciamo, facciamo un rapido elenco, che sono carne, pesce, albume, uova, legumi, che abbiamo visto anche hanno una parte sia proteica sia di carboidrati, latte e derivati, e frutta secca in piccole quantità, anche perché la frutta secca infatti la troveremo nell'ultimo macronutriente. Quindi da oggi andiamo a conoscere quelli che sono i macronutrienti. Ultimo gruppo dei macronutrienti, cosa troviamo, Tommy? Troviamo i grassi. Abbiamo sempre tutti tanta paura di questi grassi, ma fondamentalmente sappiamo che sono un macronutriente fondamentale. Chiedo la slide, se mi passa la slide corretta. Eccola, dalla regia, arriva, che abbiamo subito sbagliato. Comunque sia, i grassi sono un macronutriente fondamentale da inserire all'interno di ogni alimentazione, di ogni piano alimentare, di ogni quadro nutrizionale. Andiamo a vedere dove li troviamo. Li troviamo nell'olio evoli, in olio extravergine d'oliva, frutta secca, avocado, che adesso l'avocado va tanto di moda e è un frutto tanto tanto amato ultimamente dalla popolazione, latte e derivati, tuorlo d'uova, carne grassa, pesce grasso. Esatto, e diciamo che perché questi ci sono tre macronutrienti, perché ogni piatto dovrebbe essere bilanciato in tutti e tre i macronutrienti, quindi senza demonizzare un alimento piuttosto che un altro, per avere un'alimentazione corretta bisogna mangiare un po' di tutto. E proprio per andare a conoscere quello che è il fabbisogno giornaliero rispetto a questi macronutrienti, ci avvaliamo nuovamente della biologa nutrizionista Alessandra Bracci, che in questo breve video ci spiega, ci dà alcune indicazioni. Mandiamo subito il video e vediamo. Che sono quelli appunto diciamo nocivi, responsabili poi della teromatosi, delle placche. Per quanto riguarda il fabbisogno giornaliero di nutrienti, possiamo indicativamente dire che il fabbisogno di carboidrati va intorno dal 45 al 60%, e anche qui bisogna fare una distinzione fra i carboidrati semplici e i carboidrati complessi come la fibra. Quindi i carboidrati semplici non bisognerebbe superare il 15% di fabbisogno giornaliero degli zuccheri semplici, mentre invece per quanto riguarda la fibra bisognerebbe introdurre dei 25-30 grammi al giorno. Poi per quanto riguarda il fabbisogno lipidico, quindi dei grassi, va intorno dai 25 al 30-35%,
e anche qui non bisognerebbe superare il 10% delle calorie dei grassi saturi, perché insomma bisogna fare una distinzione fra i grassi saturi, che sono quelli appunto diciamo nocivi, responsabili poi della teromatosi, delle placche, di tutti i problemi insomma dei lipidi alti, e invece bisogna aumentare i grassi gli acidi grassi insaturi, quindi parliamo di omega 3, omega 6 che ritroviamo negli oli extravergini di oliva, nel pesce, nella frutta secca, e appunto sono i grassi buoni. Invece per quanto riguarda le proteine, l'OMS stima un fabbisogno proteico circa di 0,6 fino a 0,8 grammi su chilogrammo di peso corporeo, e questo valore può andare bene per una persona che è sedentaria, che mangia anche una buona quantità di carboidrati, che appunto ha un effetto protettivo sulla massa magra, e per evitare appunto la sarcopenia, mentre invece per gli sportivi, per i bodybuilder o per i malnutriti, comunque il fabbisogno sale, può salire anche fino a 1,5, ma arrivare anche ai 2. Sotto gli 0,66 non si raggiunge il turnover proteico, e quindi a lungo andare andremo incontro a una malnutrizione proteica. Quindi, una volta scoperto e conosciuto queste informazioni date dalla nutrizionista, andiamo a vedere con la slide altre cose, una piccola sintesi di quello che è stato detto. Quindi, quanti nutrienti introdurre? Vediamo subito che la stima ipotetica, questo poi ovviamente ci si avvale di un professionista come un biologo nutrizionista, del fabbisogno giornaliero di calorie per un uomo 32-34 per chilo di peso corporeo, per la donna 30-32 per chilo di peso corporeo. Quindi la stima proteica va da un sedentario che può essere da 0,66, come ha detto benissimo linea guida dell'OMS, fino a una persona più sportiva anche 2 grammi per chilo corporeo, per quanto riguarda i carboidrati 2,5-3 per chilogrammo di peso corporeo, per i grassi invece un 25-30% delle calorie giornaliere. Andando avanti andiamo a vedere anche quante calorie apportano questi macronutrienti, perché non sono tutti e tre uguali, infatti a seconda di ciò che introduciamo si ha un apporto calorico differente, e qua andiamo a vedere anche perché molte volte le persone hanno paura dei grassi, proprio perché i grassi apportano 9 kcal per grammo, ecco perché si dice di non condire troppo il piatto di insalata, mentre gli altri due, andiamo a vedere gli altri due macronutrienti, quindi proteine e carboidrati, 4 kcal per grammo corporeo. Nell'ultimo troviamo anche l'alcol, che non è un macronutriente, ma purtroppo per la gioia di poche persone apporta calorie senza dare sostanze nutritive, oltre al fatto di essere tossico. So che dicendo così qualcuno si è sicuramente offeso, però il nostro canonico bicchiere di vino non ha fatto mai male a nessuno, però chiaramente introdurre l'alcol nella propria alimentazione non è mai la cosa più corretta, ma va sempre fatto in maniera molto parsimoniosa e magari ritagliarselo un pochettino più nella fase di sgarro, perché comunque i piaceri della vita, il piacere del mangiare anche di gusto, comunque sono delle parti fondamentali e sostanziali della routine di tutti, fondamentalmente. Esatto, infatti quello che vogliamo far passare oggi, grazie alla biologa nutrizionista, non è demonizzare niente, ma è contestualizzare tutta quella che è l'alimentazione di oggi, per essere consapevoli di mangiare tutto nelle giuste quantità, muoversi in maniera corretta per rimanere in salute. Prima infatti di concludere questo piccolo spezzone, andiamo a vedere quella che è la piramide alimentare di Harvard, fatta nel 2005, da cui le persone possono prendere spunto, non so se si riesce a vedere bene, ma diciamo che troviamo alla base, prima di tutto troviamo che l'alcol deve essere assunto con moderazione e non per chiunque, opzionale, così come gli integratori. Alla base della piramide troviamo l'esercizio fisico ed il controllo del peso, poi salendo troviamo frutta e verdura, grassi sani e oli,
cereali integrali, riso integrale, pasta integrale, avena, salendo ancora noci, semi, legumi, tofu, pesce, pollame e uova, ancora i latticini e una o due porzioni al giorno, più eventualmente integratori di calcio e vitamina D, e assumere raramente carni rosse e burro e cereali più raffinati, oltre alle bevande zuccherate, dolcificanti e sale. Questa è una piccola linea guida data dalla piramide alimentare di Harvard, e visto che già abbiamo detto tante cose, Tommy... Sì, oggi abbiamo dato una bella infarinata alle persone da casa, speriamo di essere stati il più fruibili possibile nelle nostre linee guida, e direi che possiamo mandare la pubblicità. E intanto mandateci messaggi a cui risponderemo più tardi. A fra poco! Bentornati, questa pausa non è durata poi così tanto, quindi possiamo riprendere il discorso. La prima parte della questa puntata, di questa quarta puntata, abbiamo cercato di trasferirvi quelle che erano tutte le consapevolezze fondamentalmente che dovremmo avere nella nostra routine, anche per tutto quello che riguarda quello che mangiamo, quello che ingeriamo. E fatecelo anche sapere, esatto, se vi sta fateci sapere anche piacendo, quali sono le problematiche che avete da casa. Comunque diverse domande ci sono arrivate, dopo dedicheremo del tempo per affrontare un pochettino i problemi che le persone hanno a casa. Adesso, nella seconda parte di questa puntata, vorremmo darvi un pochettino delle linee guida anche per gestirvi da casa, e proprio per questo la nostra biologa nutrizionista ci ha dato proprio un video, ci ha fatto proprio un piccolo assunto con qualche consiglio utile per gestirsi in autonomia. Vediamo un po' qual è la regola del piatto, quindi andiamo a localizzare nel piatto i macronutrienti che abbiamo visto e i micronutrienti. Quindi immaginiamo un piatto e lo possiamo dividere a metà, e il 50% deve essere composto dalle verdure di stagione, quindi che garantiscono un corretto apporto di vitamine, sali minerali e fibra, e un 25% dell'altra metà dai carboidrati e l'altro 25% dalle proteine. Da non dimenticare di aggiungere nel piatto una o due cucchiai di olio extravergine di oliva e delle spezie e delle erbe aromatiche, in modo tale che utilizziamo meno il sale per condire le nostre pietanze. Grazie alla biologa nutrizionista per questa piccola regola per mangiare in maniera corretta e quindi avere tutto ciò che serve al nostro corpo a livello di macronutrienti, ma anche di micronutrienti. Infatti questa prende il nome di regola del piatto, come possiamo farci aiutare dalla slide che si vede. Significa semplicemente, come possiamo aiutarci con l'immagine, prendere un piatto che non sia ovviamente troppo grande, quindi non un piattone, non approfittiamone, metà del piatto, quindi due quarti verdura ma anche frutta di stagione, preferibilmente ovviamente, un quarto del piatto carboidrati, preferibilmente integrali, e un quarto proteine. Poi, come ha detto benissimo la nutrizionista, idratarsi, quindi bere, condire con olio, si possono utilizzare anche delle spezie. Questo è un piccolo consiglio molto facile da mettere in atto immediatamente. Magari molte persone, Tommy, non sanno cosa mangiare e ci chiedono sempre dei consigli, ma io non so cosa fare, io non so come bilanciare i macronutrienti. Questa è una cosa estremamente semplice che la nutrizionista ci ha voluto insegnare ed è molto pratico da poter mettere in atto già da questa sera. Quindi già da questa sera potremo creare un piatto bilanciato nei macro e micronutrienti. Quindi ringraziamo ancora Alessandra per la disponibilità. Tra l'altro, Michi, ho una domanda bellissima, sì, che mi è arrivata adesso. Ci scrive Elena: ragazzi, sto cercando di tenere sotto controllo il mio modo di mangiare. Evito più possibile le schifezze, ma il sabato non riesco a fare a meno di andare a cena fuori. Con il pasto sgarro, vanifico tutti i sacrifici della settimana? Grazie. Questa sarebbe una bellissima domanda da girare alla nutrizionista che magari ci ascolta. Tanto direi di ringraziarla per la domanda, esatto, grazie infinite per questa partecipazione da casa. Elena, quindi noi consigliamo sempre di affidarsi ad un professionista per avere un piano e un protocollo adattabile alla vita quotidiana, perché ovviamente c'è sempre la convivialità e la socialità che non deve venire meno, e se tutto
quello che è stato studiato insieme al professionista, quindi come per esempio Alessandra con la nutrizionista, nel conteggio calorico settimanale rientra, perché tanto ormai il sabato chiunque esce ed è giusto che non privarsi troppo, ovviamente sì, però alla base ci deve essere un programma che lo permetta e non ovviamente improvvisazione, perché poi si sa, quando si improvvisa non siamo troppo rigidi con noi stessi, quindi è molto facile andare sempre oltre. Per concludere questo discorso con dell'alimentazione, passare alla seconda parte di oggi, che quindi quella riguardante l'allenamento, vogliamo lasciare, l'Alessandra ci ha lasciato delle linee guida, quindi che possiamo vedere, sono molto utili per tutti e sono delle linee guida per stare in salute in maniera molto semplice. Tommy, vuoi leggerle te? Assolutamente sì, con tanto piacere. Allora, al primo posto troviamo fai esercizio fisico. Nel corso delle puntate questo è un pochettino un argomento che ricorre sempre più spesso, infatti l'esercizio fisico e mantenersi in attività è sempre la soluzione per evitare i problemi in generale. Abbiamo parlato anche del mal di schiena nelle puntate precedenti, delle posture. Fai esercizio fisico, è comunque un must. Alcol con moderazione, idratazione di 2 litri, 2,5 litri d'acqua al giorno, evita cibi industriali artificialmente elaborati, evita i grassi idrogenati, margarina e oli poliinsaturi, consuma cibi il più possibile vicino al loro stato naturale, segui la stagionalità degli alimenti, limita lo zucchero, prediligi alimenti a basso indice glicemico. Quindi dai, più o meno abbiamo fatto un bellissimo quadro, direi che le persone ce lo possono proprio salvare in rubrica, nel proprio telefono e nella propria quotidianità, perché qui abbiamo proprio sintetizzato quelle che sono le vere regole e il vero corretto modo di fare nella propria quotidianità. Diciamo che seguendo queste linee guida sicuramente rimarrete in salute e sicuramente potrete avere più forza, più energia e la vostra miglior forma fisica di sempre. Per terminare, l'ultima slide sull'alimentazione, proprio ricollegandoci anche ad Elena che ci ha mandato il messaggio, regola 80-20. Cosa vuol dire? Per un 80% mangiamo cibi salutari e sani, mentre se rientra in un conteggio calorico fatto da un professionista come un biologo, un nutrizionista, un dietista o un dietologo, ci si può permettere anche delle volte magari quella pizza o quel sabato sera, che ovviamente ci permette di non rinunciare alla convivialità della vita. E con questo terminiamo la parte dell'alimentazione, ringraziando ancora una volta Alessandra che ci verrà a trovare anche qua in studio prossimamente, e passiamo la palla a che cosa? Dopo l'alimentazione, ovviamente, cosa c'è? L'allenamento. E per fare questo introduciamo una figura che è veramente importante nell'ambito della salute e nell'ambito dell'esercizio fisico. Esatto. E passo la parola subito a te, Tommy, da questo punto di vista. Esatto. Qui vediamo già, abbiamo preparato una slide per voi per sintetizzare un pochettino il tutto. Introduciamo la figura del kinesiologo. Che magari molte persone non ne hanno mai sentito parlare. Infatti è una nomenclatura abbastanza nuova. Il kinesiologo, chi è, cosa fa? È un allora, mago. Che cos'è? Che cos'è il kinesiologo? Niente ha a che fare con la magia, però il kinesiologo è niente più niente meno che l'evoluzione di quello che è sempre stata la definizione ufficiale del laureato in scienze motorie, sportive e della salute. Il kinesiologo è colui che applica le proprie conoscenze scientifiche di biomeccanica, fisiologia e pedagogia del movimento per raggiungere gli obiettivi fisici che un utente si propone. Significa che questo professionista va a lavorare sulla postura, sul dimagrimento, sulla performance sportiva, quindi andando a lavorare anche con l'atleta, quindi con una persona di un livello in una preparazione fisica sicuramente più alto, una rieducazione funzionale, un potenziamento muscolare e un'attività fisica adattata alle disfunzioni croniche e alla disabilità. Insomma, diciamo che kinesiologi è un bel professionista da fare. Diciamo. Qui abbiamo sintetizzato un pochettino quello che è anche il nostro lavoro nel dettaglio, nella nostra routine, cioè quello di seguire le persone un pochino tutto tondo per quanto riguarda l'esercizio fisico, con le nostre competenze ci andiamo ad adattare
quindi all'esigenza, all'obiettivo e a quella che è anche la performance magari dell'atleta o della persona che contatta il professionista, il personal trainer, ormai il nome più diffuso è un pochettino questo, ma la dicitura reale, vera e che rende veramente giustizia a questo professionista è proprio quello del kinesiologo, esatto. Laureato quinquennale, quindi in laurea magistrale, e che si occupa appunto di tantissimi argomenti, dal dimagrimento alla rieducazione Infatti, funzionale. Andiamo a rivedere un attimo le aree in cui può operare e opera il professionista dell'esercizio fisico, che è appunto il kinesiologo. Mandiamo subito la slide. Le aree di azione sono quelli dell'allenamento sportivo e del personal training, quindi sia per la performance dell'atleta, sia proprio nell'allenamento one to one, la ginnastica posturale, che oggi tante persone ne hanno sentito parlare perché, come abbiamo già visto in altre puntate, ce n'è bisogno, il riequilibrio delle catene muscolari, attività fisica adattata all'età evolutiva, adulta e anziana, quindi per chi è più si va avanti con l'età più è importante prendersi cura del proprio corpo, la ginnastica respiratoria, e abbiamo visto anche qua nelle precedenti puntate quanto è importante, attività fisica adattata alle disabilità fisiche e disfunzioni del sistema metabolico energetico. E Tommy, proprio per questo abbiamo un altro video, abbiamo una sorpresa, abbiamo un secondo ospite. Prima di mandare il video lo vogliamo presentare assolutamente. Abbiamo preparato una slide. Tommy, lascio a te la parola, esatto, per presentare il questa secondo persona. Ospite, il nostro secondo video infatti è di Tommaso Battisti, è un kinesiologo. Tommaso è laureato quindi in scienze motorie, è un kinesiologo clinico, quindi specialista in rieducazione funzionale, rieducazione pre-post intervento chirurgico, oltre alla normale rieducazione posturale, e anche un lavoro in fase pediatrica piuttosto che anziana. Chiaramente il tutto sintetizzato in una unica parola, in due parole, che è il personal trainer. Esatto, quindi vediamo proprio, lui ci spiegherà da professionista chi è questa figura e cosa fa. Quindi senza indugi, Tommy, io direi di dare la parola a lui, anche se non è qua, ci ha preparato un video e lo andiamo subito ad ascoltare. Quindi Tommy, come se fossi qua con noi, parola a te. Inizierei presentandomi, sono Battisti Tommaso, sono un kinesiologo clinico. Sono qui per presentarvi questa figura professionale, per esporvi diciamo di cosa mi occupo e per ricordarvi l'importanza che ha l'allenamento e l'esercizio fisico per il nostro corpo e per il nostro organismo. Partiamo dal termine kinesiologo, in latino lo possiamo tradurre come esperto del movimento. E con kinesiologo intendiamo tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale in scienze motorie, sportive e della salute. Successivamente a questa laurea poi si possono intraprendere vari percorsi di studi magistrali, tra cui quello in scienze tecniche dell'attività motoria preventiva ed adattata, che permette di aggiungere appunto l'aggettivo clinico a questa figura professionale. Ma cosa fa un kinesiologo clinico? Di cosa si occupa? In parole semplici, è in grado, grazie alle sue conoscenze acquisite durante il percorso di studi, di progettare programmi di attività motoria a soggetti di varie età, quindi dai bambini ai soggetti in età adulta e anziana, e di diverse condizioni fisiche. Parliamo quindi di ginnastica correttiva, di ginnastica posturale, parliamo di attività motoria adattata per persone appunto anziane o che presentano alcuni tipi di problematiche muscoloscheletriche o patologie cronico-degenerative che vedremo poi successivamente. E parliamo di rieducazione funzionale, ovvero programmi di attività motoria post-infortunio, pre o post-operazione chirurgica e di riatletizzazione dello sportivo. Inoltre, come dicevo prima, è in grado di gestire e di allenare persone con patologie cronico-degenerative non trasmissibili, quindi come patologie muscoloscheletriche, come patologie cardiovascolari, respiratorie e molte altre, come presenza di neoplasie, diabete, eccetera. Ricordo inoltre come l'allenamento e l'esercizio fisico non vanno ad agire e a migliorare solamente i nostri muscoli, i nostri legamenti o il nostro sistema osseo, quindi sistema muscoloscheletrico, bensì previene anche l'ipertensione, aumenta la tolleranza al glucosio, riduce la presenza di colesterolo nel sangue, riduce il rischio di obesità, di stati psicologici alterati, quindi stati di ansia, di stress o di depressione, in un certo senso quindi riduce il rischio di mortalità generale.
Inoltre tengo particolarmente a divulgare una possibile novità futura per quanto riguarda il kinesiologo clinico, ovvero quella per cui il CISM, ovvero il Comitato Internazionale Scienze Motorie, sta lottando da tanto tempo ed è riuscita con tutte le sue forze ad avviare l'iter per il riconoscimento di questa figura professionale come professione sanitaria, permettendo così ai medici di prescrivere l'esercizio fisico in ricetta medica, diventando così a tutti gli effetti una forma di terapia. Concludo ricordando che il kinesiologo non è un fisioterapista e viceversa, che il kinesiologo non è un nutrizionista e viceversa, e che il kinesiologo non è un ortopedico e viceversa, ma bensì tutte queste figure professionali e nell'ambiente, nell'ambito sanitario, dovrebbero collaborare e formare un'equipe così da poter raggiungere lo stato di salute il prima possibile per il paziente, quindi indirizzare il paziente nel suo miglior percorso possibile per raggiungere quello stato di salute che egli ricerca. Con questo volevo solamente concludere ringraziando e salutando Michele e Tommaso che sono qui in diretta e vi porgo i miei saluti. Ciao! Oh, ringraziamo l'intervento di Tommaso, ringraziamo tantissimo le sue parole che ha dato bene una identificazione di questa che è la figura professionale del kinesiologo, e è stato giusto anche mettere in contrapposizione le altre figure che dovrebbero lavorare in sinergia. Quindi mai, mai, mai confondere un professionista con un altro. Esatto, infatti ci dovrebbe essere un'interconnessione tra i vari professionisti, che è quello che cerchiamo di farvi conoscere. Oggi avete magari conosciuto una figura che fino a ieri magari si era sentita poco e magari c'era un po' di confusione, quindi esatto. Speriamo, grazie a Tommaso, di aver dato qualche delucidazione in questa casistica. Possiamo mandare anche un altro messaggio importante, Michi. Vai, Tommy, tutto tuo. Tommaso, è stato questo assist molto, molto interessante, e la preghiera che fondamentalmente vi facciamo sempre in tutte le puntate è quella di rivolgersi sempre a professionisti qualificati, al proprio medico, al proprio fisioterapista, ma perché no, anche al proprio personal trainer. L'importante è che la figura che interpelliamo sia qualificata e che svolga il suo lavoro nel suo limite e nella sua peculiarità. Quindi la nostra preghiera è sempre questa: affidatevi non a chi si improvvisa, ma a chi ha studiato, a chi ha conseguito una laurea, un percorso di studi, e chi lo fa di mestiere. Assolutamente sì. Quindi io direi di proseguire, una volta introdotta la figura del kinesiologo, con quello che è l'allenamento. No? Esatto, adesso c'è un po' di ignoranza anche in questo senso. Nell'allenamento tutti la pensano un pochino come vogliono: vado a fare i pesi in palestra oppure vado a correre fuori, cos'è meglio per dimagrire? Faccio questo o piuttosto quest'altro? Avendo un pochettino realizzato nel corso degli anni che c'è tantissima confusione, tantissimi pensano che l'attività migliore per dimagrire sia semplicemente correre su dare e fare di tutto e di più per fare in modo di produrre il più possibile la sudorazione, e noi adesso vi cercheremo di dare i migliori consigli per farvi capire cosa serve a cosa e qual è la migliore metodologia di allenamento per le necessità che abbiamo. Io penso che questa cosa attualmente, visto che si avvicina l'estate, può interessare questo tema per la prova costume, a tante persone, può interessare a tante persone, quindi andiamo a sviscerare qual è l'allenamento migliore per dimagrire. Quindi diciamo che abbiamo due macro aree, che è quella del cardio, quindi l'allenamento aerobico, e quella degli esercizi contro resistenza o pesi, che poi siano fatti anche a casa con degli squat a corpo libero. Ma qual è essenzialmente l'allenamento migliore per dimagrire? Questo è il grande dibattito che si trova ogni inizio estate, quindi vado a correre o vado a fare esercizi contro resistenza. Partiamo con il presupposto che per dimagrire, innanzitutto, come abbiamo visto tramite la nutrizionista, che cosa serve? Serve un piano alimentare. Ed è qui non ci piove, Tommy. Quindi prima cosa, bisogna mangiare di meno. È la prima opzione. Quindi devi dare a Cesare quello che per perdere peso. Esatto. Purtroppo non c'è altro modo ancora, non ci sono magie. Quindi le opzioni, come abbiamo visto nella slide, sono tre. La prima è quella di mangiare di meno senza fare attività fisica. La seconda è mangiare le stesse quantità che mangiavi prima, ma ovviamente aumenti il movimento. E la terza è quella di mangiare meno, quindi fare sempre una dieta e muoverti anche di più. Qual è il consiglio? Sono la seconda e la terza. Perché? Perché oltre
all'alimentazione, ovviamente bisogna anche muoversi, perché si ha tanti benefici, soprattutto in quello che può essere l'obiettivo della ricomposizione corporea, ovvero un miglior bilanciamento fisico-estetico delle percentuali di massa magra e massa grassa. E detto questo, Tommy, svisceriamo quelli che sono i pro di che cosa? Dell'attività aerobica. Quindi l'attività aerobica, per tutte le persone che amano correre, andare in bici o nuotare, andiamo a vedere i pro. Ogni attività ha i suoi pro e i suoi contro. Primo pro: si bruciano calorie, tante calorie, molto più calorie di quando ci si allena in palestra, infatti quasi il doppio delle calorie, e questo già è un punto a favore dell'allenamento aerobico cardio. Te, Tommy, ti piace più cardio o allenamento con i pesi contro resistenza? Sarò sincero, io adoro tantissimo il lavoro con i pesi e gli esercizi di palestra tradizionali, ma semplicemente perché mi scaricano un po', e quindi anche a livello di l'aspetto psicologico è fondamentale anche nell'allenamento, e ognuno deve trovare anche il proprio equilibrio in quello che gli piace fare e in quello che poi è anche più alla portata del proprio fisico e del proprio benessere. E a me mi scarica un sacco fare i pesi. È giusto. Oltre a questo, tra i benefici troviamo che stimola la lipolisi, quindi il consumo calorico dai grassi, quindi per un allenamento aerobico a bassa intensità, stimola e migliora ovviamente la salute cardiovascolare, oltre ad avere un effetto anche antistress, perché comunque si sa che c'è tutto un rilascio ormonale, soprattutto se si corre magari fuori all'aperto, che ovviamente è molto importante per la nostra salute. E ovviamente tutti e due, in realtà, le tipologie di allenamento migliorano la sensibilità insulinica, e questo è un fattore da non trascurare dal punto di vista della salute, al di là del puro aspetto fisico estetico. Diciamo che ha anche un effetto antianabolico il cardio, ma tra invece l'effetto negativo, diciamo che non ha questo grosso stimolo muscolare. Quindi, come tutte le attività, si hanno dei pro e dei contro. Prima cosa di chi ama fare l'allenamento fuori. Andiamo a vedere cosa fa invece l'allenamento contro resistenza o con i pesi. Prima però vi vogliamo lasciare un piccolo programmino molto semplice per le persone che magari vogliono, gli piace fare cardio e quindi vogliono avere una piccola slide molto facile. Se sei una persona che non si muove, sedentaria, e vuole iniziare, se sei un neofita, cardio a bassa intensità, basta iniziare a camminare magari 30 minuti al giorno, o se sei un po' più avanzato anche due volte a settimana fare una corsa di 45 minuti se si è già un po' più allenati a bassa intensità, mentre per gli sportivi si può passare ad esercizi più ad alta intensità. Una cosa che può essere interessante è che in media ogni minuto di corsa moderata consumo un grammo di grasso, se corri per un'ora bruci 60 grammi di aciti grassi. Queste sono delle piccole indicazioni. Proseguiamo, Tommy, quindi oltre al cardio cosa troviamo? Lavoriamo quindi con i pesi. Quello che piace a te. Esatto, quello che a me piace tantissimo. Intanto anche io sto ricevendo messaggi anche se non c'è il mio numero, quindi è un quindi vediamo se facciamo in tempo a leggere qualche messaggio. Assolutamente. Dopo. Allora, parliamo quindi dell'allenamento con i pesi. Quali sono sicuramente i pro? Permette di mantenere il tessuto muscolare, migliora il controllo glicemico, modifica positivamente il profilo delle lipoproteine, colesterolo, LDL, HDL, incrementa il metabolismo basale a patto che aumenti la massa magra, migliora la sensibilità insulinica, migliora la partizione calorica verso il tessuto muscolare. Quali sono i contro? Basso dispendio energetico. Quindi cos'è che possiamo dire? Possiamo dire una cosa fondamentale, che innanzitutto il messaggio che vogliamo lanciarvi è: mai dedicarsi solo ed esclusivamente ad un'attività se devo perdere peso, se devo raggiungere un obiettivo. Tutto serve e tutto fa bene. A volte, spesso, noi utilizziamo un modo di dire che quello che non ci piace spesso è quello che ci fa bene, no? E quindi dobbiamo anche incrementare nella propria routine di allenamento una delle due varianti, anche se non ci
ci piace, anche a me non piace andare a correre, non piace più di tanto fare attività cardiovascolare, però la cerco di incrementare all'interno dei miei allenamenti perché per il mio obiettivo è fondamentale. Qual è il grande pro di lavorare con i pesi e con gli esercizi quindi a carico? È quello di incrementare la massa magra, la massa muscolare, perché maggiore sarà la mia massa muscolare, quindi se ho un incremento della mia massa muscolare, chiaramente la risposta glicemica e tutto quello che è anche la risposta del metabolismo è sicuramente migliore ed aumentata e riesco a gestire meglio le chilocalorie che ingerisco. Esatto, infatti la cosa veramente fondamentale è proprio questo. Innanzitutto si abbassa un po' il senso di fame rispetto al cardio, ma è la partizione delle calorie. Ovvero quando mangiamo, se facciamo allenamenti contro resistenza, riusciamo a veicolare maggiormente le calorie verso il tessuto contrattile rispetto a quello adiposo. Quindi più sul muscolo, per farla semplice, che rispetto al grasso, passate il termine, ma entrambe le situazioni portano estremi efficacia e benefici a 360 gradi. Abbiamo parlato resistenza insulinica, controllo della glicemia, miglioramento dei mitocondri, il numero se fai il cardio, l'ipertrofia se fai più gli esercizi contro resistenza. Il sunto qual è? Muovetevi, mangiate bene e muovetevi. Quale attività scegliere? Quella che vi piace di più, se siete neofiti e volete stare bene, quindi se vi approcciate per la prima volta. Ovviamente se dovessimo scegliere tra le due, la cosa importante, come vediamo nella slide, avere una componente cardio per consumare calorie e favorire il deficit calorico con la dieta e poi una componente di esercizi per mantenere la massa muscolare e far sì che la perdita di peso sia più a carico del grasso rispetto al muscolo. Detto questo, Tommy, concludiamo, che siamo andati veramente lunghi perché l'argomentazione era tantissima. Ci scusiamo con le persone che ci hanno scritto, che avremmo oggi siamo... Avremmo dedicare più tempo, però abbiamo, penso, risposto più o meno tutti, anche perché l'argomentazione, come diceva giustamente Michele, è molto vasta. Però abbiamo tante puntate davanti, quindi avremo modo di sviscerare un argomento un pochettino più nel dettaglio piuttosto che un altro, no? Esatto. Quindi, una volta concluso tutta l'argomentazione, che cosa resta come ogni puntata? Si rimane il nostro quiz. Come di consueto, alla fine di ogni puntata abbiamo il nostro quizzone, quindi lo possiamo già mandare in onda. Qual è la domanda di oggi? Cosa fare per dimagrire? Oh, mi sa che oggi è proprio interessante in vista dell'estate. Vediamo chi risponde giusto intanto. La risposta A prevede improvvisare diete drastiche. B, alimentazione sana più esercizio fisico. C, andare a correre tutti i giorni. D, utilizzare integratori. Oggi siamo stati un pochino più buoni della settimana scorsa, il quiz non è poi così tanto complicato, mandateci la risposta corretta sul nostro numero qui in sovrimpressione e noi ci vediamo venerdì prossimo. Esatto, prima di terminare ringraziamo ancora una volta lo sponsor di questa puntata, quindi Francesca Rosalba con l'occhialeria del Porto. Partecipate al quiz perché chi vincerà, vincerà una scontistica del ben il 20% su un paio di occhiali che possono essere sia da vista che, perché no, per l'estate, quindi da sole, visto in prospettiva estiva. E inoltre interagirete con noi di In Salute per i vostri problemi esatto. E siamo a disposizione. Quindi ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì.